giochi puntati sulle aree interne, la regione Abruzzo ne è costituita per il 60%, aree che molto troppo spesso lamentano difficoltà e poca visibilità sui temi caldi come infrastrutture, sanità e impresa. Nasce così una specifica voce destinata a colmare questi vulnus che oggi ha visto a confronto sindacati, sindaci e istituzioni regionali. Noi dobbiamo fare in modo che in quella parte di territorio arrivino risorse che possano permettere uno sviluppo adeguato. Io ho detto prima al convegno e lo ripeto qui, non ci può essere sviluppo di una collettività, sviluppo di un territorio, sviluppo di una regione se una parte di quella regione, una parte di quella collettività viene lasciata lì abbandonata. Noi dobbiamo fare in modo che quella parte abbia le necessarie risorse per rimettersi in cammino. Fondi da destinare al rilancio delle aree interne, una necessità che seguirà precise priorità di intervento. Intanto abbiamo i fondi strutturali e quindi FESR e FEASR, e sui fondi strutturali stiamo facendo una politica ad hoc per le aree interne, perché una piccola fetta di quei fondi andrà ad essere indirizzata in modo esclusivo sulle aree interne. Particolare attenzione avremo sulle aree interne per quanto riguarda naturalmente la sanità. Sappiamo che ci sono dei finanziamenti e quei finanziamenti, attraverso quei finanziamenti bersaglieremo una parte delle aree interne. Io credo che dobbiamo fare del tutto per far sì che soprattutto in quelle aree, nei servizi principali che sono i servizi di cittadinanza come trasporti, scuole e sanità, si raggiunga un livello di assistenza assolutamente adeguato.